9.05, vigilia di Natale, buongiorno con noi, con Stefano Gori. Stefano, allora sei pronto? Fra poco lanciamo il servizio sugli assi viari, sei pronto a ricordare quelle che sono le tue guide, che sono state? Non è che l'elenco è troppo lungo, no? No, diciamo che l'elenco sarebbe anche abbastanza lungo, perché chiaramente i miei angeli, io li chiamo angeli. Ah, ecco, sì. Sì, perché chiaramente senza di loro noi l'attività sportiva non è... Non... E chi le farebbe? Io non di certo, in queste condizioni. Io voglio ricordare, sì, tutte le mie guide, che sono dal Piemonte alla Toscana, e l'ho avuta anche nel Veneto addirittura, se vogliamo vedere. Però grazie a loro che ci portano, si dedicano, vogliamo dire a tempo pieno, ci vengono a prendere, ci accompagnano, ci allenano, ci riaccompagnano a casa. Chiaramente è anche per loro un grosso impegno e devo solamente ringraziarli tutti, perché se oggi sono qua a parlare di sport, a parlare di sociale, di scuole, è grazie anche a loro. Sai che mi danno una mano. Sai che li hai definiti bene chiamandoli angeli, mi sa. Io credo che sia la parola migliore per dire quanto sono importanti, come è importante un angelo protettivo, è importante anche un angelo di guida. Per te lo sono stati e lo sono. Allora andiamo a vedere questo servizio con il sindaco di Capannori Menesini. Capannori, come ricorderete, si era detta come amministrazione un po' contraria alla realizzazione dell'asse nord-sud, perché vorrebbe che fosse realizzato anche l'asse est-ovest. Adesso mi pare che globalmente ci sia comunque si stia ritrovando da parte di tutti il giusto equilibrio, perché forse ci si rende conto che queste opere sono davvero fondamentali, di vitale importanza per tutto il servizio. Sindaco Menesini, il Partito Democratico ha ritrovato compattezza sugli assi viari, quindi da parte di Capannori ora è tutto risolto il problema che c'era nei mesi scorsi? Ha trovato una sintesi su quelle che sono le diverse posizioni e soprattutto ha accolto la richiesta fatta dal Partito Democratico di Capannori, quindi fatta al Partito Democratico territoriale, di chiedere con forza il finanziamento di tutta l'opera, perché questo sistema viario ha senso solo se viene realizzato nella sua interezza, quindi con i collegamenti ai due caselli. L'altro elemento è quella di una revisione profonda del diciamo, l'asse nord-sud, di quella che è il progetto oggi in fase di definizione, una revisione profonda dove anche gli enti locali svolgono un'azione di monitoraggio. Con queste premesse i lavori possono partire? Con queste premesse, soprattutto con la premessa del finanziamento di tutta l'opera. Ci vuole la certezza che sia realizzato tutto il complesso e che quindi non sia uno scaricabarile, non sia una delocalizzazione del traffico dal Viale Europa o dalla circonvallazione a Via Domenico Chelini. Su questo la posizione di Capannori è sempre stata chiara e continua ad essere chiara. Parlando di infrastrutture, ci sono importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Tassignano? Proprio così, ieri mattina è stata firmata nella sede di ENAC dal presidente Baronti e dall'amministratore delegato dottor Quaranta la concessione ventennale. Questo è un grande risultato per il lavoro che in questi anni è stato svolto dalla società, dagli amministratori e anche dall'ente comunale e da tutti quelli che ci hanno dato una mano a raggiungere questo obiettivo. Concessione ventennale cosa vuol dire? Si esce da una situazione di precarietà per poter andare a ragionare con altri soggetti per un vero e proprio sviluppo di quella società. Aggiungo solo una cosa, Stefano, come dico sempre, insomma, cari politici, cercate di fare in modo che comunque Lucca e dintorni abbia una viabilità moderna e soprattutto vivibile. Credo che siano le parole giuste. Mi sembra il minimo, perché in questo momento la viabilità non è né moderna né tantomeno vivibile. Ce ne rendiamo tutti conto, a meno che non ci sia gente, mi auguro di no, che si sposta in elicottero, allora è un altro discorso. Beh, quello sarebbe... No, vabbè, era una battuta. Esatto. Cattiva, visto che siamo alla vigilia di Natale. Sarebbe comodo per tutti. Ma era una battuta, certamente, no? Ma te pensa che quando eravamo bimbetti noi, Stefano, si pensava che nel 2014, quasi 2015, no, magari le automobili veramente si sollevassero. Cioè, pensavamo a cose fantascientifiche, invece siamo ancora a fare 30-35 km in un'ora e 10. È una cosa pazzesca, si dice. Vediamo anche, consultiamo anche i giornali, quelli nazionali, le prime pagine, Corriere della Sera.
L'America sorprende il mondo, nel terzo trimestre crescita degli Stati Uniti al 5%, che è veramente un risultato forse anche inaspettato, grazie a consumi e investimenti, il miglior risultato, pensate, dal 2003. Cambia la manovra per i giovani con la partita IVA, via i decreti per fisco Jobs Act e ILVA. L'attacco alla linea TAV, treni e stazioni nel caos, Alfano non ci intimidiscono. E poi la lite sulla Ferrari, per la serie c'eravamo tanto odiati, Montezemolo e il nuovo presidente Marchionne non se le mandano a dire. Marchionne è stato perlomeno duro nei confronti del suo predecessore, e Montezemolo ha detto: Sergio, rispettami, è il minimo. E poi come si ride nel piedino della prima pagina del Corriere della Sera con le commedie italiane, 4 nuovi film per sancire la fine del cinepanettone, che credo non mancherà a nessuno, il cinepanettone, con più spazio all'ottimismo. Vabbè, il cinema forse vuol dare un messaggio, no? C'è bisogno, Stefano, in questo momento, credo, di dare messaggi di ottimismo. Beh, ci vorrebbero, sì, tanti messaggi di ottimismo. La Repubblica, l'America spicca al volo, PIL su del 5%, Renzi, basta l'austerity dell'Unione Europea, dati oltre le attese, record da 12 anni, si parla sempre degli Stati Uniti, il Premier, battaglia sul Jobs Act, non accetto minacce, nuovo attentato, paura sui treni, è terrorismo, lite nel governo e poi caso Marò, la mossa del Colle, vertice con il Presidente del Consiglio, serve soluzione rapida. Certo che anche questi due nostri militari, questi nostri Marò, da qualche anno non è che se la passano benissimo, no? No, non ce la passano per niente bene. L'hai seguita un po' questa vicenda? Sì, l'ho seguita. Io ti chiedo queste cose perché so che stai attento. No, perché seguo tutto. Lo so, per quello. Sì, sì. È per quello. Poi qua nella Nazione, attacco no TAV, caos treni, ordigni incendiari sui binari a Bologna. Questo ha riportato tristemente alla cronaca quello che successe 30 anni fa. Strage di Bologna. Proprio il 23 dicembre 84, traffico natalizio in tilt, passeggeri infuriati, quarto attentato in un mese, lupi e terrorismo, Renzi smorza. Poi l'America corre, c'è questo Obama che insomma dà l'idea di fosse come fosse alla partenza di una gara podistica, PIL al più 5%, Obama, è l'anno della svolta. Andiamo a chiudere con il Tirreno, intanto si parte con la notizia di Lucca, la prima pagina, badante svuota i conti degli anziani. Queste sono vicende veramente tristi, che io veramente non le vorrei neanche commentare. Lucca è accusata di aver perso alle slot 60.000 euro della Coppa, oltretutto con questo viziaccio, che questo è un viziaccio, oltre a tanti altri viziacci, e ha svuotato i conti di questa gente che magari, poverini, si erano messi da parte questi soldi con i risparmi di tutta una vita. Questo. Siamo veramente a livelli, mi dispiace dirlo perché la vigilia di Natale avrei voluto essere più buono, certo. Ma davvero clamorosi. Questa gente va, insomma, quando fanno queste cose la devono pagare perché non si possono fare queste cose. Io non si devono fare queste avrei cose. Avrei da dire tante cose, ma siamo in diretta e non le vorrei dire. Vabbè. Va a fuoco una rimessa, questo è successo a Lunata, e poi Natale, la scossa del cardinale alla Toscana, il cardinale di Firenze Giuseppe Bettori, e vabbè, queste erano le cose. Torniamo a te, com'è andato questo 2014 al di là degli acciacchi, Stefano, fisici, però insomma ti sei messo ancora nella condizione di cogliere qualche risultato importante, no? Sì, beh, diciamo che l'anno era iniziato veramente scoppiettante, perché con Francesco Il Niccoli, atleta della Virtus. Sai che ha smesso Francesco, sì, lo sai. Sì, lo so. Ora fa l'allenatore alla Virtus. Mi dispiace per lui perché aveva ancora un anno o due ancora di migliorarsi, però diciamo, se vogliamo dire, anche sta aiutando a crescere dei ragazzi importanti per il futuro della Virtus. E qui, tra parentesi, i ragazzi ci sono. Ne parlo con Francesco. Tu sei molto amico per ovvi motivi della Virtus Lucca, no? Beh, io con la Virtus ci sono l'Atletica cresciuto. Chiama l'Atletica, no? Sì, esatto. Grazie proprio anche alla Virtus, al dottor Martinelli, che da anni mi ha dato la possibilità di inserirmi con loro, crescere con loro e essere aiutato da tutti. Quindi un grande... Ti alleni spesso a campo... Sì, noi chiamiamo sempre Campo Coni. Campo Coni, Moreno, sì, Martini. Moreno Martini. Mi alleno sempre lì, quindi le mie guide le trovo lì sul posto e un grazie veramente a loro. L'anno è iniziato molto bene perché ho tentato di mettere il record italiano nei 60 metri e dopo un lungo allenamento e anche abbastanza impegnativo, oltre al lavoro alle scuole, ero riuscito a fare 8,78 a Firenze
quando il record 60, sui 60, che non è quando male, il record italiano è 8,43, quindi molto, non molto, no, non era lontanissimo, abbiamo sbagliato anche lì, come ogni gara c'è sempre un errore, però io non voglio piangere sugli errori e continuai, e si continua ad andare avanti. I risultati sono venuti ad Ancona, campionato indoor, 3 titoli italiani, e anche sempre qui, sulla velocità, 60, 200 e 400, è arrivato anche un bronzo nel disco. Ecco, beh, perché, quello immagino ti ha dato soddisfazione, sì, quanto, perché e forse non sarebbe neanche stato tanto aspettato questa medaglia di bronzo. Io ti ho visto qualche anno fa che ti allenavi proprio lì al campo Coni, io continuo a chiamarlo, sì, così, al Moreno Martini, no? Sì, grazie a Franco che mi allenava. Franco Grossi. Grossi, esatto. L'ho rivisto queste ultimamente proprio alla serata della Virtus. Tu eri presente anche alla festa, sai che la Virtus è molto ambiziosa, questo penso ti fa molto piacere. Mi fa tanto piacere. Hanno preso diversi atleti, anche giovani. Ma io credo che la Virtus ha le possibilità di rimanere in oro, tornarci, di rimanere in oro e anche addirittura arrivare nelle prime posizioni, perché se vogliamo le tardi ci sono. Hai sentito la probabilmente sfortuna, anche il presidente Montinari quando è venuto a trovarci una decina di giorni fa, e lui si è sbilanciato, nel senso che ha parlato apertamente di entrare addirittura tra le prime 5 a ridosso del podio, che sarebbe un risultato. Poi tu lo sai benissimo che nello sport non basta la voglia, non basta l'applicazione. No, ci vuole anche la fortuna, perché basta 2 atleti, si facciano male, capito, ecco, fate sognare. E alla Virtus purtroppo di fortuna negli ultimi anni ne hanno poca. Va detto che ne hanno avuto poca dall'infortunio di Giacomo Puccini, che ora per fortuna si è ripreso in giù. Bene. Ci fermiamo per l'ultima pausa. Quando torniamo, Stefano, andiamo a vedere i giornali sportivi. Sì, poi insomma vogliamo capire cosa farà da grande Stefano Gori, ovvero nel 2015, no? Al di là di quello che ci ha già anticipato. Torniamo tra poco.